Raga, non importa dove, quando, ma imparando si fa pratica. Serve mente libera, occhi aperti, piano tattica. Gente che si fa come i sergi di una cattiva. Mi trovato un uomo nel secolo del mistero di patina. Guarda la si inaugura la piazza che è stata ripristinata e liberata dal parcheggio delle macchine, si spera. La prima cosa è cominciare dalla storia di questo angolo qua. Anticamente c'era un gelso in mezzo ed era il gelso che simboleggiava un po' la rinascita economica del borgo di Baggio all'inizio del Novecento, perché sul gelso veniva allevato il bacco da seta che serviva poi alle filande per poter produrre la seta. Gli abitanti che si sono richiamati sotto il logo Baggio ci piace così hanno chiesto ed ottenuto, grazie anche all'intervento del consiglio di zona, la ristrutturazione della piazza, utilizzata già nei primi giorni dopo la ristrutturazione per trovarsi a chiacchierare, bere un buon caffè. Di fatto è rinata la piazza del Muro Nash. Stiamo restituendo a Baggio, ai baggesi, a Milano, questo luogo simbolo del centro storico, del nucleo di Baggio, in quanto siamo riusciti, tramite l'azione del comune, soprattutto la volontà del consiglio di zona che ha recepito le proposte e i progetti della cittadinanza, dei cittadini che abitano questo luogo, di restituire questa piccola piazzetta che una volta era diventata un parcheggio abusivo di auto e che quindi chiaramente non rendeva onore alla bellezza di questi luoghi, alla cittadinanza. L'abbiamo fatto grazie al progetto Look of the City per Expo 2015. Questa piazzetta è stata progettata, voluta e realizzata in 3 mesi utilizzando materiali di recupero e quindi ottimizzando al massimo le risorse comunali senza sprecare soldi, e questo al giorno d'oggi in particolare è molto molto importante. Con i frati, con le sista che non mollano, senza colpe se non essere ciò che non vogliono, gli dai ai loro finti punti che raccolgono, sulle mani così. Vi ascolto che sono abbastanza emozionato, perché essendo nato a Baggio e dovendo parlare prima del sindaco di Milano mi tremano un pochettino le gambe. Quello che è avvenuto in questo luogo è anche grazie soprattutto alla collaborazione dei cittadini, dei volontari che hanno fortemente voluto che questo luogo tornasse un pochettino come centro del quartiere. È molto bello essere sindaco di Milano ed essere sindaco di Baggio. Voi sapete perfettamente quanto io ami questo quartiere, questa zona. Per quanto riguarda ogni nostro sforzo, ogni nostra volontà di migliorare la città, di rendere più vivace la città, più viva, più punto di riferimento, più attraente, più attrattiva, noi siamo sempre più consapevoli, io come sindaco e la mia giunta, che abbiamo bisogno di città. La riqualificazione di Baggio è un punto di riferimento, ma soprattutto un punto di partenza. Di questo credo che dobbiamo e dobbiate essere onorati per una riqualificazione della città. Questa piazza credo che sia un forte messaggio a tutta la città, al vostro quartiere, all'amministrazione, sapendo e dicendolo con forza, dovendone essere tutti convinti che insieme, ripeto insieme, vinceremo tutte le sfide, anche le più difficili. Grazie. Non dirmi dove, come, quando io ci sarò. Questa musica per me è una sfida senza guaglia. Anche se ad anco non sono ancora stanco, buttami per terra ma tranquillo mi rialzo. Dove, come, quando io ci sarò. Resta il fatto che tu giudichi ma non sei un santo. Buttami per terra ma tranquillo mi rialzo. Se mi rialzo, yeah. Buongiorno sindaco, Serradio. Buongiorno. Contenti di vederla qua a Baggio. Abbiamo già registrato il suo intervento sulla piazzetta del Nash. Ci piacerebbe invece avere un suo parere sui progetti che sono attivi in biblioteca, nati un pochino da una spinta soprattutto dei cittadini che si sono organizzati per riqualificare e anche proporre un modello un po' diverso di biblioteca. Baggio ha una caratteristica da sempre, e cioè che dal basso partono progetti che poi diventano dell'amministrazione e diventano comuni. Sono sempre progetti innovativi che però riescono a unire il passato con il presente e il futuro. Questo progetto adesso lo dobbiamo studiare, siccome non sono abituato a promettere cose che poi non riesco a mantenere, c'è l'impegno di approfondirlo e di venire qua e poi a discutere insieme ai cittadini. Qualsiasi progetto innovativo non può che farmi piacere e vedere la mia adesione, ma siccome i bisogni della città sono tanti, voglio essere prudente. Detto questo, ne discuterò con il quartiere, con la zona, entro dicembre, quando mi inviteranno in questa assemblea che abbiamo deciso di fare.
moment, one time, one life, one love, one